collegamento con noi proprio oggi, infatti abbiamo qui Alberto Patrucco per presentarci quest'opera da oggi in scena fino al 16 aprile al Teatro della Cooperativa. Prima di tutto, buonasera Patrucco, e le chiedo appunto come descriverebbe in poche parole l'essenza di questa rappresentazione. Bene, Brass Sense, intanto non è uno spettacolo su, ma è uno spettacolo con Brass Sense, un incontro tra il mio discutibile modo di intendere il monologo umoristico e il suo disincanto poetico di uno dei padri della canzone d'autore, che palesemente o velatamente ha dato a molti artisti la possibilità di dire: lei non sa chi sono io. Lo spettacolo cerca anche di creare una sintonia appunto tra la musica di Brasson e il presente. In che maniera? Allora, cosa dire di Brassens? Al di là che è un modo di intendere la canzone molto particolare, io credo, e lo dico non da sostenitore, ma proprio da appassionato, che nessuno riesca a guagliare il suo modo di fare canzone, un modo di fare canzone che è il modo alla Brass Sense. Molti hanno cercato di imitarlo, ma si stenta a raggiungerlo. Intanto c'è una componente ironica sempre presente, ma poi è complicamente semplice, è complicato nella scrittura, è così immediato e semplice nell'emozione. Ma qual è la suggestione di uno spettacolo che alterna monologhi umoristici, diciamo comici per essere larghi, insomma, e il tratto musicale e poetico delle sue canzoni, che fra l'altro poi non sono più le sue perché sono tradotte da me, per cui di suo c'è la musica, è la colonna sonora, perché poi le traduzioni implicano e complicano sempre un po' la vita. Ecco, la magia, la suggestione è questa, che io parlo dell'oggi, a mio modo, e queste canzoni hanno una distanza temporale rilevante. In taluni casi sono 70-80 anni di distanza, eppure, ecco la magia, un'altra magia brassensiana, sembrano scritte domani, ieri. Ecco. E questa suggestione è legare le emozioni dell'oggi in prosa e appunto la poesia e l'armonia delle sue canzoni di quel tempo che non hanno comunque data, credo sia una suggestione, insomma, considerevole. Patrucco, mi scusi, prima di salutarci, potrebbe ricordare le coordinate appunto per seguire lo spettacolo, e dopo tutto la ringrazio per questo collegamento. Allora, questa è la parte più difficile, perché io parlo sempre un po' da tutto, cioè dire, allora, dunque, allora il debutto è il 12 di aprile, ovviamente, e saremo al Teatro della Cooperativa. Saremo, perché io sono accompagnato da due talentuosi e valenti musicisti che voglio assolutamente citare: sono Jacopo Pugliese alla batteria e alle percussioni e Dimitri Pugliese al lupo bass, uno strumentino straordinario e singolare, diciamo. Quindi io poi con la chitarra. Quindi ecco, anche qui ci tengo a dire, una formazione, un set musicale minimale, ma niente affatto minimalista. Allora saremo al Teatro della Cooperativa con Brass Sense dal 12 aprile al 16 aprile. Gli spettacoli iniziano alle ore 20, eccezione fatta per il giovedì che è alle 19.30 e la domenica alle 17.30. Faccio un po' di fatica, ma ci arrivo. Ecco, tutto qua. Che dire, credo sia l'occasione per frequentare qualcosa di non usuale, non solito, divertendo, e il mio intento è quello di suggerire delle sane risate liberatorie, mai gratificate.